Bimbolandia, il canale preferito dai bambini. Clicca sulla campanella per ricevere le notifiche del nostro canale. Perché festeggiamo il Natale il 25 dicembre? E cos'è il Natale? Il Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di Gesù e cade ogni 25 dicembre di ogni anno per tutte le chiese cristiane. Sono strettamente legate alla festività la tradizione del presepe e dell'albero di Natale, entrambe di origine medievale. Ecco perché in questo periodo aiutiamo mamma e papà a fare il presepe e l'albero. È comunque la festa più popolare sentita tra i cristiani, anche se in tempi più recenti ha assunto un significato un po' più commerciale, per via di uno scambio frequente di doni legato alla famiglia ed alla figura come Babbo Natale. Ma perché festeggiamo il Natale? Ad aiutarci interviene l'Evangelista Luca, un grande narratore di storie. La storia di questa festa ha radici molto molto lontane, la nascita di Gesù. Luca 2:1-20. In quei giorni un decreto dell'imperatore romano, il re più potente di tutta la terra, ordinò che si facesse un censimento, cioè che i suoi sudditi fossero contati e registrati, ciascuno nella sua città di origine. Anche Giuseppe, un falegname che era della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth, partì per andare a Betlemme per farsi registrare insieme con Maria, sua moglie, che era incinta. Appena arrivarono in quella città, Maria avvertì i dolori del parto e si rese subito conto che il suo bambino stava per nascere. Giuseppe, come ogni padre premuroso, cominciò a cercare subito un alloggio dove Maria potesse sistemarsi al caldo e poter dare alla luce il suo bambino. Betlemme però era ormai piena di gente, radunatasi per il censimento, e inoltre gli albergatori, quando Giuseppe bussava alla porta, vedendoli poveri, con un solo asinello come bagaglio e mezzo di trasporto, non gli davano ospitalità. Quando giunse la notte, Maria, ormai stanchissima, era prossima alla nascita del bambinello. Finalmente Giuseppe avvistò una stalla abbandonata, con dentro solo un grosso bue e con un po' di paglia per terra, dove fece accomodare la moglie rinfrancata dal calore del bue e del loro asinello. In poco tempo nacque Gesù bambino e subito la sua mamma lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia, dove c'era il fieno per gli animali. Ma a loro fu comodo per ricreare un caldo giaciglio per farlo dormire. In quella regione c'erano alcuni pastori che vegliavano di notte perché facevano la guardia al loro gregge. All'improvviso apparve loro un angelo e furono avvolti da una grande luce. Ma l'angelo li tranquillizzò subito e disse: «Non abbiate paura, sono qui per annunciarvi una grande gioia. Oggi è nato quello che sarà il più grande di tutti i re. Andate a festeggiarlo. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». I pastori, pieni di gioia e di semplici doni, andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe con il bambinello che giaceva tranquillo nella mangiatoia. Ecco perché si festeggia il Natale giorno 25 dicembre ed ecco perché si scambiano i doni. Riallacciandoci alla nostra storia, vedremo che i pastori furono i primi che con umili doni raggiunsero Gesù bambino. Dopo loro, tantissime persone corsero a rendere omaggio per la nascita di Gesù bambino, tra cui anche i re magi, dal nome Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, che seguendo una stella cometa, dopo qualche giorno arrivarono nella stalla, portando
oro, incenso e mirra come doni. Il giorno in cui arrivarono i Re Magi è il giorno in cui tu festeggi l'Epifania, il 6 gennaio. Adesso conosci anche tu la storia del Natale. Alla fine è questo: tanto amore scambiato sotto forma di doni, che siano belli, che siano brutti, ma è amore per tutti! Tanti cari auguri a tutti dal team di Bimbolandia! Se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e clicca su mi piace! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti. Grazie!